a una nuova puntata di Arti Marziali. Anche questa settimana parleremo di judo. Sarà una puntata speciale tutta sul judo. A voi le immagini. Grande prova dell'organizzazione federale in occasione dei campionati europei juniores svoltisi a Lido di Ostia. Tutto ha funzionato perfettamente nei minimi dettagli e neanche il pubblico è mancato, quasi a riprova che a Roma si va al Palafilpica solo per le grandi occasioni. Ma andiamo alla gara. Questi europei di fine millennio sono senza dubbio stati tra i più belli degli ultimi anni. Ed anche se l'Italia non è riuscita a strappare nessuna medaglia d'oro, il bottino complessivo è stato soddisfacente. Assenti solo le rappresentanti della squadra femminile, che per tradizione regalano da anni all'Italia soddisfazioni e medaglie, ma questa volta non è andata così, nonostante giocassimo in casa. Un argento con Salvatore Allegra e due bronzi rispettivamente con Giovanni Casale e Francesco Bruyère. Questo, in definitiva, il pacchetto dell'Italia al termine di questa manifestazione. La vera delusione è forse arrivata da un grande piccolo fuoriclasse, il romano Roberto Meloni, che da anni viene definito come la nuova promessa del judo azzurro, ma da anni viene anche sottoposto ad un peso psicologico di responsabilità troppo grande e questa gara resta l'unico neo di queste tre giornate di gara. Una partecipazione record di 51 nazioni e la distribuzione delle 28 medaglie in palio a 14 paesi la dice lunga su quanto sia diventato difficile ottenere risultati d'effetto. Ma non per questo dobbiamo permettere facili elogi e critiche sprezzanti. Il risultato dell'Italia è perfettamente in linea con le attuali possibilità della nazionale tricolore, anche se alcune prestazioni potevano senza alcun dubbio essere migliorate. Ma questa analisi spetta alla direzione tecnica, a noi il compito della cronaca. Certo che se qualcuno avesse assistito ai primi match del carabiniere Roberto Meloni, in pochi avrebbero giurato che non sarebbe riuscito a salire sul podio europeo. Tre ippon eccezionali, ma anche due imperdonabili sciocchezze. Da prima contro l'uranage del russo Parkhine e poi contro l'uccimata del tedesco Knobloch, a pochi istanti dall'inizio. Segno evidente della mancanza assoluta di concentrazione. Nulla da dire a Salvatore Allegra, unico azzurro ad aver combattuto per l'oro, che però in finale ha trovato un ostacolo insormontabile, quello del panzer russo Khmanigov. Una gara che consacra il giovane atleta come uno dei più probabili titolari della sua categoria per il prossimo quadriennio olimpico. Complimenti comunque ai due bronzi vinti grazie alle prove di Giovanni Casale e Francesco Bruyère. Il primo si propone oramai da tempo come il successore del grande Girolamo Giovinazzo, mentre per Francesco Bruyère si era in attesa di un risultato all'altezza delle sue aspettative e finalmente è arrivato. Comunque sia grande determinazione da parte di entrambi, che ora dovranno cominciare a fare i conti con i senior a livello internazionale in due categorie particolarmente impegnative. Da segnalare anche la prova di Daniele Pistillo, che dopo una buona gara si è autoeliminato, prima sottovalutando lo svizzero Egger e poi nel match successivo con un'azione pericolosa che gli ha pregiudicato l'esito finale. In campo femminile le cose sono andate nel complesso abbastanza male. Gli obiettivi erano puntati su Laura Maddaloni, sorella della pluricampione europeo Giuseppe, e su Roberta Grassi, e tutte e due hanno lasciato il proprio pubblico con l'amaro in bocca. Speriamo per un inconveniente di percorso. Bene invece è andata Francesca Congia, l'unica ad aver raggiunto il quinto posto tra le rappresentanti della squadra rosa. Forse l'unica soddisfazione al termine di questi europei è quella di vedere finalmente crescere gli uomini più delle donne, visto che le rappresentanti della prima squadra non hanno bisogno di rafforzativi e che in questo ultimo decennio sono state proprio loro a regalare le maggiori soddisfazioni all'Italia. Chissà se dopo Sydney non riusciremo ad avere una squadra compatta in tutte le categorie. Si chiude così questa breve panoramica degli europei juniores che, ricordiamo, l'Unione Europea di Judo ha assegnato all'Italia dopo che la Jugoslavia era stata costretta a rinunciare per le note storie del Kosovo. Un motivo in più di soddisfazione per la Filpic, che ha così dato prova di maturità sotto l'aspetto organizzativo, soprattutto alla luce dei pessimi mondiali di Birmingham, dove ha trionfato solo il judo.